Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi voglio mostrare dei prodotti che ho acquistato, che ho acquistato in full size dopo aver provato i campioncini. Mi sembrava carina come tipologia di video e quindi niente, volevo farla. Fatemi sapere se come tipologia di video vi può piacere, perché magari in futuro ne posso fare altri. Prima di iniziare però vorrei intanto ringraziare Giulia, anche se tanto ci sentiremo, perché mi ha mandato il regalo di compleanno. C'erano varie cosine bellissime in questo video, tanto poi vi mostrerò con calma tutti i regalini che mi ha fatto, però volevo mostrarvi questo. A parte che profuma di Ylang Ylang tantissimo, mi ha fatto un gattino, dentro ci sono sonagli, l'aveva fatto, non lo scuoto tanto perché sennò il mio gatto viene a prenderselo, l'aveva fatto un giochino del genere a forma di pesciolino per Olivia, mi piaceva un sacco, e ovviamente Olivia se l'è già smangiucchiato, però è sempre vivo, devo dire. E niente, allora lei mi ha fatto il gattino, no? È fantastico, l'ha fatto proprio lei, è veramente molto molto bello, grazie Giulia. Quindi niente, volevo mostrarvelo, cerco di smuoverlo il meno possibile perché la belva se no se lo prende. Allora, dal campioncino al prodotto. Parto da un prodotto che vi ho già nominato in un Get Ready With Me, anche in un video dei top e dei flop. Vi lascio linkati tutti e due i video. Comunque è il fondotinta della Yves Rocher Giovinezza, effetto giovinezza immediato. L'ho ripetuto un sacco di volte nei video, ancora non l'ho imparato. Beige 200, mi piace tantissimo. Vi rimando casomai gli altri due video, è un prodotto ottimo, però appunto avendone già parlato non ne parlo qua. Mi piace un sacco, è un top del periodo e l'ho acquistato appunto dopo aver provato un campioncino, più che altro per capire se il colore andava bene, e meno male il campioncino che avevo era perfetto, se ossidava, insomma se era adatto al mio tipo di pelle, e devo dire che è fantastico. Un prodotto che ho acquistato di recente, anzi due, perché li ho presi su Ecco Verde nel solito ordine. Allora, il primo è questo fluido per i piedi e gambe al Baobab di Martina Gebhardt. Io avevo provato il campioncino tantissimo tempo fa e mi sono conservata il campioncino. Io penso sarà veramente tipo 4-5 anni che ho quel campioncino da parte. Io ogni volta che trovo dei campioncini che mi piacciono molto li metto in una scatolina, così ho un promemoria e se mi manca qualcosa guardo in quella scatolina e vado ad acquistare uno di quei prodotti. Questo era uno di quelli. La confezione è un po' piccolina, sono 30 ml e costa sulle 10 euro, quindi non è economico, ma ne basta veramente poco. Mi era piaciuto tanto, la boccettina è di vetro e quindi ho voluto prenderlo. Non l'ho ancora provato perché mi è arrivato ieri. E mi è arrivato ieri insieme a questo, anche questo. Avevo provato un campioncino e poi sono andata ad acquistare il prodotto. È della Sobietic ed è il gel doccia al latte d'asino. Mi era piaciuto tantissimo e ho voluto acquistarlo. Vedete, a volte mandare campioncini negli ordini è utile perché poi si acquistano prodotti in full size. Ci sono poi dei campioncini con i quali possiamo fare diverse applicazioni o possiamo farci più o meno un'idea abbastanza chiara. Per altre tipologie di campioncini a volte non ci possiamo fare un'idea chiara, soprattutto per gli shampoo, però a volte il campioncino funziona, come in questo caso. Un prodotto che avevo provato, un campioncino che mi era piaciuto tantissimo e con un campioncino ho fatto due applicazioni, è questo balsamo rivitalizzante Cocco Ginseng di Quanticlicium, acquistato al Sana con lo sconto fiera. Mi era piaciuto un sacco, ancora non l'ho aperto perché sto finendo alcuni prodotti, ma sarà il prossimo che andrà in utilizzo. Il campioncino mi era piaciuto tantissimo, mi ero innamorata e avevo lasciato appunto il campioncino da parte proprio in previsione del Sana per acquistarlo con lo sconto. Quanticlicium è un marchio che ho conosciuto lo scorso anno appunto in fiera, al di là di questo campioncino, e devo dire io per ora ho provato tre prodotti, tutti e tre fantastici. Veramente non vedo l'ora di aprire questo e di provare altri prodotti di questo marchio, che è un marchio italiano piccolo, un'azienda piccola fatta da donne, quindi ha tutte le qualità positive che un prodotto può avere: biologico, certificato IAB, vegan, testato al nichel, cioè
che si può dire di più? Basta pochissimo prodotto, quindi vi dura anche tanto, non vedo l'ora di aprirlo. Poi, due prodotti che più che di un campioncino dopo aver provato una mini taglia. Allora, ho acquistato lo shampoo 99 centesimi di Balea alla vaniglia. Avevo provato la mini taglia, ragazzi, questo shampoo vi fa i capelli. Vi vengono di una luminosità incredibile. Io non ho mai provato nessun prodotto che vi rende i capelli così luminosi, morbidi, profumati, leggeri. Mi è piaciuto un sacco. Lo shampoo in full size 300 ml costava 99 centesimi, mi ci sono buttata a capofitto. Dovrei aver fatto la recensione sul mio blog di questo prodotto, casomai ve la metto tra le schede nell'info box in modo che potete vedere l'inci a pallini. Credo comunque di aver fatto vedere un'anteprima anche dell'inci qua nel video, però se avete bisogno dei pallini per capire meglio l'inci, vi lascio la review. Come ho fatto la review anche di questo shampoo, anche questo acquistato dopo aver provato delle mini taglie, acquistato al Cosmoprof con uno sconto, è lo shampoo di Nashi Argam, trattamento di bellezza per tutti i tipi di capello. Mi era piaciuto da morire, una profumazione paradisiaca, un prodotto ottimo. È vero, costa tanto, però intanto ne basta poco, quindi magari vi dura un po' di più di uno shampoo da 99 centesimi ad esempio, però veramente i capelli rinascono con questo shampoo. Mi era piaciuto tanto, ho voluto acquistarlo e ancora non l'ho aperto, ho quasi finito lo shampoo che sto utilizzando, ce n'è tipo così, e poi dopo aver finito quello, che penso il prossimo lavaggio, aprirò uno dei due, ancora non ho deciso quale, però forse aprirò questo qua di Nashi, comunque un prodotto ottimo. Altro prodotto che ho acquistato dopo aver provato vari campioncini è la crema viso della linea Sebo Vegetale della Yves Rocher. È un gel crema zero difetti con polvere di tè boreale. L'inci non credo che sia così fantastico, devo essere sincera. Infatti ha il dimeticone anche, però dopo aver provato così tanti campioncini io ce l'avevo, non volevo buttarli via perché mi sembrava uno spreco, quindi li ho usati, ho detto vabbè dai, li metto tutti insieme in un pottino, li uso e così me li tolgo di mezzo. Dopo aver provato quei campioncini ho acquistato la maschera, che però ha il tappettino rotto e quindi non si chiude, quindi dovrò metterlo in un altro contenitore per le creme viso. Comunque è una crema fantastica, è molto leggera sul viso, se avete problemi, ha anche una profumazione ottima, se avete problemi di pelle mista o grassa, anche se in realtà secondo me è più adatta a pelli miste che grasse, oppure anche una pelle normale ma ogni tanto avete bisogno un po' di purificare, questa è una crema perfetta. È perfetta se si lucida, se abbiamo una pelle un pochino oleosa, veramente ottima. Allo stesso tempo però, nonostante sia una crema purificante, seboregolatrice, allo stesso tempo però va a dare un'idratazione alla pelle, quindi la pelle è comunque idratata anche se non appesantita. Mi è piaciuta tantissimo e ho voluto prenderla. E niente, io ve la consiglio, non è male, se ve la consiglio ovviamente se non state così attenti all'inci. Io in genere sto abbastanza attenta all'inci, ogni tanto sgarro, è vero, ma più che altro per il make up, prodotti per capelli, insomma ogni tanto sgarro, però questo, ho provato il campioncino, mi è piaciuto così tanto che ho dovuto acquistarla anche se l'inci è quello che è. Un prodotto che ho acquistato al Cosmoprof dopo aver provato il campioncino è questo balsamo dei Amica, anche questo un balsamo ottimo, mi era piaciuto tantissimo. L'unica cosa, non ho ancora aperto, ma l'unica cosa, credo che questo packaging mi darà dei problemi, mi sa che è un po' scomodo, però niente, ho voluto prenderlo approfittando dello sconto fiera perché mi era piaciuto tantissimo il campioncino. Ultimo prodotto che vi mostro è anche questo acquistato approfittando dello sconto fiera, questa volta del Sana, è questa crema mousse di Mossa, un marchio naturale certificato EcoCert. Mi era piaciuto tantissimo, con ribes bianco, acidi della frutta, mi lasciava la pelle
morbidissima, luminosa, idratata ma leggera, purificata. Veramente ho notato un miglioramento. Avevo, mi sembra, 2 o 3 campioncini e per ogni campioncino ho fatto 2 applicazioni, quindi 6 lavaggi. In 6 lavaggi io ovviamente era un effetto temporaneo, però quando lavavo il viso con questo prodotto notavo veramente una pelle più bella, più luminosa, e quindi approfittando dello sconto in fiera ho voluto acquistarlo. Quindi questi erano i prodotti che ho acquistato dopo aver provato campioncini. Fatemi sapere se anche voi avete acquistato qualche prodotto dopo aver provato campioncini, fatemi sapere se avete provato questi prodotti. Prima di salutarvi come al solito vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, un commento, e di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!